Se n'è andato Umberto Mandelli, l'inventore della meccatronica piacentina. Si è accasciato a terra senza disturbare, come da suo carattere. Un lavoratore instancabile che fino all'ultimo aveva sognato la rinascita della grande Mandelli di papà Renato. Quell'azienda, quell'incredibile simbolo del Puma Blu, era il suo orgoglio, anche dopo il fallimento. Una storia lunga, una vita che lo aveva portato di recente, insieme al fratello Sante, ad appellarsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Umberto Mandelli aveva 75 anni, fondatore dell'omonima azienda assieme ai fratelli Sante e Giancarlo, è mancato ieri. L'azienda si era resa protagonista negli anni 80 di un'importante trasformazione, diventando protagonista mondiale del settore e contribuendo a creare a Piacenza il polo della meccatronica. Assieme ai fratelli aveva iniziato l'attività nel 67, entrando nel mercato delle macchine utensili, presentando alla Fiera di Milano la prima macchina a controllo numerico, per poi passare ai sistemi flessibili di produzione e collezionando tra i propri clienti aziende prestigiose soprattutto nel campo automobilistico. Nel momento di maggiore splendore la Mandelli riuscì a dar lavoro a circa 900 dipendenti. I funerali di Umberto Mandelli si terranno mercoledì alle 9.30 nella chiesa dei Sant'Angeli Custodi di Borgo Trebbia, dove domani sera invece alle 20.30 verrà recitato il rosario.